zona famiglia di Casteldecana. Tanto un fratello ha fatto le chiate di Russia, un altro è stato fucilato alla Gera, la famiglia Albertoli. E il secondo, il santo, era proprio un agente di quelli che conduceva, cioè riceveva la gente alla stazione di Caldè, poi passando per i sentieri della montagna arrivava fino a Voldomino, no? Devo dire che su questo c'è una ricerca del ingegnere Frigerio, sì. No, è stata anche pubblicata dalla rivista Travaglia, proprio dalla biblioteca di Luino, facendo anche i nomi. Cioè, ma vuol dire che c'era proprio Luino, c'era proprio un'organizzazione che era, perché la moglie dell'ingegnere Baciacaluppi era un inglese, sì. E questa organizzazione era partita con lo scopo di far rifugiare in Svizzera i militari inglesi che erano fuggiti da un campo di concentramento a Voghera. Poi dopo si era sparsa la voce, erano appena arrivati successivamente anche gli ebrei. Ma c'era proprio una organizzazione, l'ingegnere Baciacaluppi era il responsabile rispetto al CLN e agli alleati, ma non soltanto per questa zona, ma addirittura per l'Alto Italia. Perché c'è una relazione che l'ingegnere Baciacaluppi fa, penso al CLN nel primo dopoguerra, no? In cui elenca tutte le persone, cioè il tipo di organizzazione, mi pare che la fai il 1 gennaio del 46, no? Tutte le persone che hanno collaborato, no, per fare questa attività, in un modo, una relazione proprio normale, cioè forse senza vedere. E alla fine termina con una cosa che mi ha fatto anche un po', in modo quasi ragionieristico, rende conto di tutti i soldi spesi. E allora è già abbastanza una bella cifra, perché erano 7 milioni e 800 mila lire, di cui 1 milione e 4 per le spese indennità agli agenti al servizio, 1 milione e 250 per le spese di viaggio. È una cosa veramente interessante, anche perché quando parla degli ebrei che arrivavano per esempio dal Veneto per fuggire in Svizzera, addirittura a cui davano magari anche i vestiti, i cappotti, giacche, sia per mimetizzarli un po', ma anche perché erano... Quando poi arrivavano che vicino alla Svizzera, quando vedevano i doganieri svizzeri, si facevano restituire i palettò e le giacche, perché dovevano riportarli indietro perché poi li avevano utilizzati per altre persone. Cioè c'era proprio questa organizzazione, no? E nella sua ricerca Frigerio fa un elenco di 13 persone che è riuscito a intervistare, tra cui c'era ancora Mongodi, ovviamente penso che sia l'unica vivente che è la Rosetta Garibaldi, no? Dopo c'era Rossanego, c'era Pio Alessandrini, il Bricchi era succeduto in questo incarico all'ingegner Baciacaluppi, quando nei primi del 44 venne individuato, mi pare che venne anche arrestato. Allora subentrò i Bricchi, perché nella cascina del Bricchi a Casteldecana venivano rifugiati coloro che arrivavano con il treno, perché poi si aspettava la notte e la partenza. Perché c'è un episodio abbastanza curioso, che quando i tedeschi, ho avuto forse notizia, andarono per fare una perquisizione in questa cascina, per fortuna una volta accertati che non c'erano persone, non salirono i piani superiori, perché avrebbero trovato una Bibbia in inglese con nome, cognome e annotazione dell'ufficiale che l'aveva persa e che l'aveva dimenticato. Comunque devo dire che è vera una cosa, che lì si parla di circa di non meno di 200 persone solo da Casteldecana, non da, sì. Solo da Casteldecana, no? Con tutto questo traffico che ci fu alla Gerra e attorno a Don Folli, la gente lo poteva non sapere, però non ci fu una fuga di notizie, sì. Questo è vero, cioè la popolazione aiutò, tant'è che quando venne arrestato Don Folli, lì sembra che è una situazione storica abbastanza attendibile, sia stato quasi una cosa per caso, perché i tedeschi e i fascisti arrivati per una
un male controllo, una male perquisizione, però c'era una persona nascosta, non in chiesa ma nella casa di Don Foli, spaventata, urlò, questo fece tornare indietro i destri fascisti e li trovò, no? Quindi tant'è che lì corse un grosso rischio, anche il loro non era onorevole, più Alessandrini, perché appena arrivato a Luino con i Paolini della Villa Forteviva, dice, avevano visto un giovane che era appena uscito dalla casa del, del prete e c'era qualcuno che pensava che fosse stato lui ad andare a fare la spia, sì, sì, sì. Erano arrivati. Comunque c'era proprio una organizzazione e Luino era proprio un centro abbastanza importante proprio per questa attività, prima per i prigionieri inglesi, poi dopo con gli ebrei. Io vorrei raccontare una cosa, così 5 minuti.